buongiorno. Mi fa piacere che ci sia qualcuno nonostante la mezza alluvione che stiamo, come dire, patendo in città e fuori città. Ieri sera abbiamo visto Liberté di Albert Serra. Albert Serra, che è qua di fianco a me, ha una lunga storia con il Festival di Torino, perché il suo primo film Onor de Cavalleria vinse qua il concorso principale nel 2006. Abbiamo poi proiettato il Cante Sosels, l'ho detto bene? Quasi. Nel 2008 e Storia della Meva Mort, che era nel 2013, un film che ha molto a che fare con Liberté che abbiamo visto ieri, perché raccontava la lunga morte di Casanova, a cui è seguito poi La Mort de Louis XIV, che non passò a Torino, a cui è seguito Liberté. Liberté, che nasce come uno spettacolo teatrale nel 2018 a Berlino, alla Volksbühne, e che diventa quest'anno film che vince un premio, il premio speciale della giuria a Un Certain Regard a Cannes, e che noi abbiamo inserito nella sessione documentaria, ma come dire, come sapete ci piace anche un po' giocare con i generi. Il cinema di Albert un po' si presta anche a questo gioco, e soprattutto ci sembrava il film perfetto per aprire la sezione sul desiderio. Ieri Albert ha citato nella sua presentazione il ruolo degli attori nel suo film, e io volevo partire da qua, perché un po' degli attori che sono presenti nel film hanno anche partecipato allo spettacolo teatrale, e il cinema di Albert ha una caratteristica molto forte nel lavoro che lui fa con gli attori, che spesso non sono attori professionisti. E volevo cominciare con questo, cioè com'è stato il passaggio dalla scena teatrale al film, come hai lavorato con gli attori, che passaggi hai fatto? Well, it's very different, of course. You all understand that in theater you have to make rehearsals, and as there was a lot of text in the play, the theater play, well, I was obliged to make rehearsals, and I was obliged also to pick up some actors I was not very comfortable with, you know, some Volksbühne actors. Then I could choose some of them, but it was, you know, it was very difficult to really, you know, mix these people because of rehearsals, because, and you know, you can rehearse something, and then in the real day of the premiere or on all other the shows, they do what they want. I mean, they simply don't obey. So, you know, it was a very difficult thing to make it precise, because they need to communicate something to the audience, and they are, you know, very, you know, they cannot halt the thing, you know, in a very strict and formalist way, because they want the love of the audience in the public in the show. So it was quite difficult. Beh, ovviamente c'è una grossa difficoltà dovuta soprattutto al fatto che, vabbè, uno è una pièce teatrale e l'altro era un film. Nella pièce teatrale, ovviamente, in teatro, quando si lavora in teatro, devi fare le prove. E nella fattispecie il testo era il dialogo, diciamo, o comunque c'era tanto testo che necessitava parecchie prove. E poi c'è stato anche il fatto che ho dovuto, cioè per quanto riguarda la scelta degli attori, ho dovuto scegliere anche alcuni degli attori che erano della Volksbühne, che in realtà non mi mettevano proprio a mio agio, con cui non lavoravo proprio bene, proprio perché per la natura di attori teatrali, nel senso che anche se fai prove e così via e sembra che tutto vada bene, in realtà poi succede che alla prima oppure durante le varie serate in realtà non fanno quello che devono fare, tra virgolette non obbediscono, perché hanno un rapporto col pubblico, loro vogliono comunicare determinate cose, vogliono l'amore, la reazione calorosa del pubblico, per cui capita che facciano quello che vogliono e non si attengano a quello che doveva essere le istruzioni preliminari. Yeah. Yeah, and then they try to communicate, because in theater you have to communicate something, and you know the audience is very, the people
Republic, it's very, very far. So you have to, they have to make it more vulgar and, you know, more is, I don't know, it's a quite a ridiculous way of working. E poi diciamo che proprio perché devono comunicare qualcosa in teatro, il pubblico è distante dagli attori, dal palcoscenico, quindi la cosa diventa un po', il modo di lavorare è un po' ridicolo perché per riuscire a raggiungere, a comunicare, il tutto diventa più artificiale, ecco. But I knew that with my system, the way I shoot in cinema will be totally the opposite, you know. I would be really in command of the thing. And, you know, this idea I never do rehearsals, I never give the actors the script, I never communicate with them during the shooting. So, you know, there was a sentence in one of the bad critics of bad reviews of the theater play that wrote a sentence that influenced me a lot. It said, 2.5 hours of actors abandoned on a stage. You know, so I said, yuck, this was exactly the sensation I was looking for. And I said, this we will do it, but in a radical way in the cinema. You know, because the camera can really, you know, touch and be very insightful with real intimacy. And since you abandon the actors in front of the camera with no script, no anything, 3 cameras, you know, moving all the time, they don't know what the cameras are doing. And you know, then the eye of the camera, that for some things is much more powerful than the eye of our head, you know, can really discover things that our eyes cannot see. Even if you are very concentrated, you know, the camera can really catch, you know, penetrate in a way the eyes cannot. So, and this intimacy, I think, in the film, this, I don't know, a little bit dark or atmosphere, dark mood, inside psychological dark mood of the actors, come from this abandon that, you know, it's the abandon of the actors, but magically, you know, it matches with the abandon of the characters of the film, so that they are really a little bit there, you know, lost in this place and, you know, doing these sex things, you know, in a very frustrated and dark way. So I knew this will work. I mean, this will create a very, very peculiar atmosphere because I knew how powerful, you know, is my system to really, you know, eliminate all resistances of actors. And since there is nudity, this becomes even more, you know, more interesting or more graphic, more visual, because nudity, even if we are in 2019, you know, it really touches some intimacy of the actors. And for the reason, a lot of professional actors don't want to make nude scenes, most of them, in fact. Yeah. So because you cannot control your image. You know, it's much more difficult to really be control your image, and you are really, you know, very vulnerable and very fragile. And the camera can really get in a very, as I said, in a very insightful way. So, you know, this basic idea, I knew it will happen, and I knew that we will be able to go in a very strange way that will give something different from everything I did before, and probably something different from all other films around. E invece con il film, con la produzione cinematografica, sapevo esattamente che avrei potuto fare totalmente l'opposto utilizzando il mio sistema, che sapevo avrebbe funzionato, avrebbe portato a qualcosa di completamente diverso da quello che avete visto in passato e che vedrete probabilmente in futuro. Comunque, e avrei potuto fare totalmente l'opposto. Io sarei stato in comando, nel controllo, diciamo, al comando, e avrei controllato tutta la situazione, gli attori, eccetera, perché gli attori nel film, in questo caso, erano totalmente abbandonati a se stessi, nel senso, quando giro, io non do agli attori, non ci sono prove, non do nessun copione, sceneggiatura, non c'è, mentre giro, comunicazione diretta. Quindi, diciamo, sono abbandonati a quello che è il loro se stessi. E questo è stato molto importante, anche perché quando è stato sotto, diciamo, mi ha fatto capire che il mio sistema avrebbe funzionato benissimo, che era esattamente quello che volevo, avere questa impressione dell'abbandono degli attori, quando ho letto una critica, una di quelle pessime, insomma, brutte critiche a quello che era stata la pièce teatrale, e c'era questo critico che aveva scritto che si trattava di 2 ore e mezzo di uno spettacolo in cui gli attori erano stati abbandonati sul palco. Io ho detto, tac, esattamente quello che volevo, che voglio raggiungere esattamente col film, perché questo poi in realtà ha la possibilità di creare proprio questo abbandono degli attori, che vengono semplicemente
che si muovono, seguiti soli sulle scene, diciamo, sulla scena con tre macchine da presa che sono continuamente in movimento, gli attori non sanno che cosa sta facendo la macchina da presa, cosa farà e così via, crea intimità, un senso di intimità, nel senso che crea questa atmosfera, diciamo, dark, diciamo atmosfera psicologicamente dark nella mente degli attori, che a questo punto automaticamente, come una magia, si coniuga perfettamente con quella che è l'abbandono e l'ambito dark, diciamo, dei personaggi stessi, che non hanno, creando, che sono, si crea un'atmosfera appunto dark, di frustrazione, di intimità assolutamente, attraverso quella che è anche l'esistenza di quello che è, nel mio sistema, in questo caso, dell'introduzione della nudità, nel senso che la nudità ha dato anche un risvolto grafico, rappresentativo attraverso l'immagine, a questo che è, a questo mio sistema, a questo abbandono, a questa atmosfera dark, perché la nudità in realtà è un qualcosa di molto complesso da affrontare, perché la macchina da presa, mentre segue gli attori, tocca l'intimo stesso dell'attore. Infatti ci sono tanti attori che non accettano di essere di recitare, insomma, il ruolo in cui è prevista la nudità, perché non sono in grado, quando si è nudi, non si è in grado di controllare la propria immagine, si è vulnerabili, si è fragili, e la macchina da presa, quando entra e segue, ha questa sua intuizione che crea intimità. So, and I also, you know, the casting was quite important too, because I decided, as always, but here especially, you know, in a more radical way, to mix different kinds of people with very different kinds of backgrounds. So there was some two people coming from the theater play. There was Helmut Berger, very professional, known actor. Then there was other professional actors too, one or two that did never made cinema, but they did theater. Then there was, you know, people from Facebook, casting Facebook, that never act, never, you know. Never, you know, acting. In fact, they never act in their life, people, because, you know, it was in the casting of Fables, it was forbidden to professional actors or the students of acting, you know, come to the casting. So it was normal people. Then there was friends of mine that were already friends of my own town, you know, one or two actors that were already in my previous films, and some technicians, three technicians of the film that I asked them to be there, you know. Before, two of them just some days before the shooting, and one of them during the shooting, and that these three are the ones that do the most outrageous scenes. I don't know why, by chance, and I don't know, you know. So this heterogeneous mix, it increases again this the idea of abandon, because they cannot really create complicity. You know, the backgrounds are so different, and the shooting is very short. It's three weeks. You know that it's the perfect time for me. Because when actors can start to, you know, take control of the film because of the complicity that increased, you know, gradually, obviously, during the shooting, then the shooting is over, yeah. So, you know, so it's quite a perfect time on these 3 weeks, intense weeks, and, you know, where this strange feeling, and it's strange because, you know, maybe it's seeing of the times, you know, it's there is some traces of, maybe, I don't know this, it's complex to say, but some traces of this impossibility of nowadays, you know, of this harmony of bodies, or this harmony, you know, this, I don't know, this frustration of desire that never can find, you know, the I don't know, a match or the perfect harmony with another body in general. We feel this, we feel that there is some friction everywhere, you know, politically correct things, maybe, you know, also play a role, play a role. In this, but I don't know, we feel that there is some kind, something, you know, that, I don't know, it's not, you cannot compare it with the 60s or with other times that are not so far from here. So I think that the film moves a little bit from this narrative point of departure of, you know, motifs of 18th century, you know, some aristocrats that want to kidnap some young girls, young nobles, and then young nuns, and then something strange, you know, it gradually happens, and we are really in a more trash and dark place. What was also the idea of, from the visual point of view, that we study, you know, like in a Rococo setup,
very, you know, delicate and very decorative, and then slowly, gradually, you know, this forest became more trash and, you know, destroyed, and, you know, but without losing the Baroque style, the Baroque, you know, visual style. Well, sorry, it's always... No, it's okay. beh, questo anche dal punto di vista, diciamo, stiamo parlando di una, quindi un... tutto questo, tutto il mio sistema è anche stato supportato da questo mélange attoriale, nella scelta che è stata fatta di attori di varia provenienza. C'erano due, per esempio, che avevano un fortissimo background teatrale, altri attori professionisti in teatro, poi c'era Helmut Berger, che è un attore affermato, e poi tanta gente che, per esempio, era stata, il casting era stato fatto su Facebook, persone che non avevano mai recitato in vita loro, mai apparsi da nessuna parte in vita loro, cioè, la regola di base iniziale era che non al casting non doveva presentarsi assolutamente nessun attore professionista, nessuno che avesse recitato, nessuno, cioè, doveva essere gente, chiamiamola, normale. Ci sono stati anche degli amici miei, gli amici della mia città natale, di quando ero più, e anche per quanto riguarda i tecnici, diciamo, le maestranze, tre che di solito lavorano con me, gente che conoscevo, uno in particolare, cioè due anche prima delle riprese, uno durante le riprese, e sono stati quelli che in realtà, e non so perché, sono stati quelli che hanno girato, insomma, sono stati presenti, hanno contribuito, diciamo, alle scene più oltraggiose, diciamo così, non so bene perché. Comunque questo eterogeneo mix ha sottolineato, diciamo, quello che è la sensazione di abbandono degli attori e così via, perché nella sua natura questo mix in realtà è la negazione della complicità, nel senso, tutte persone con background diversi, persone che non avevano mai fatto determinate cose, non si erano mai incontrate, quindi per acquisire un certo rapporto, una certa complicità ci vuole tempo, il tempo che io non do mai quando giro un film. Infatti in questo caso le riprese sono durate 3 settimane, il perfetto periodo di riprese per me per poi finirle, perché intense come settimane, piene di lavoro, perché la complicità tra attori e così via si costruisce poco per volta, e diciamo in 3 settimane si incomincia a costruire, ma siccome io poi voglio essere in controllo, al comando, 3 settimane perfette, io finisco le riprese. E tutto questo ha portato a questa strana atmosfera, diciamo, mood del film, che è strano, ma è forse è difficile da spiegare, da identificare, perché in realtà forse ha un qualcosa a che vedere anche con quella che è la realtà del giorno d'oggi, ci sono, che ne so, tracce di disarmonia, mancanza di armonia, la frustrazione del desiderio che non riesce mai a trovare l'armonia con un altro corpo e non solo corpo fisico, la tensione, frizione a tutti i livelli, sociale, politico e così via, che forse ha a che vedere con quelle che sono la realtà dell'oggi, e forse anche, e poi anche l'evoluzione del film, che parte da un inizio molto semplice, da un approccio, diciamo, narrativo iniziale, usando tutte le varie, stiamo parlando del XVIII secolo, quindi tutti i vari leitmotiv della letteratura del XVIII secolo, il libertinismo e tutta la questione dei nobili che vogliono le ragazze, in questo caso le suore e così via, per passare poi diventare un qualcosa di molto più oscuro, molto più debosciato, devastato, trash, dark, e anche visivamente, appoggiato anche da quello che è tutto l'approccio visuale. Quindi iniziamo con tutta una mano leggera, con la ricostruzione rococò, per arrivare poi, mantenendo in ogni caso, senza perdere quello che è, diciamo, l'atmosfera barocca dell'epoca, per arrivare a questa foresta trash, devastata, sempre più buia e distrutta. Yes. Ah, mi dicono che abbiamo già esaurito il tempo a disposizione, ma volevo chiedere se una cosa, se riesci... hai parlato prima di frustrazione del desiderio nel film, che forse diventa anche frustrazione politica, che sta nel titolo Liberté, ed è la libertà frustrata di un'idea anche di Europa a cui non si è mai arrivati, forse. Yes, well, it's a little bit of provocation, you know, because I just, you know, because my main influence was always the super avant-garde people at the beginning of 20th century, artists, all the artists from the 60s. So I was
I don't know. I grow up with all these myths in my mind. So for me, everything that it's not like this, you know, has no value, or you know, it's has no. It's conservative. It's boring. It's bourgeois. And Liberté was the provocation. Said, if you don't do this, you are not free. So it was the main idea with the title. And in fact, it worked because one of the I was in Greece, or I don't remember where. There is a lot of very conservative countries. And you know, first of all, the first woman that is, you know, ask a question at the end, he says, why did you put this title to this film? You know, because for her, to put liberty to what you see there, it was totally incompatible, non-compatible. Because it's it's totally the opposite. So, you know, it was a vindication. And okay, the political aspect, maybe, yes, it's the utopia of a cruising area, you know, it's a utopia of where everybody, you know, abandon itself, you know, everybody to really. And nowadays, with politically correct or all these things, it's about me, what I desire, what I deserve, what are my rights, what I think, what I, what I think, what I desire. You know. So just give it to others, you know, give yourself to others. Let's start this way, and then okay, come back maybe. The price sometimes politically, in this utopia of really being generous and offering, you know, your body or whole, you know, your whole personality to the others, is that the price is some kind of a slight deshumanization, you know, deshumanization. So this is the paradox that, and maybe for this reason, the film is really dark and it's really cold in some sense, because this movement, and it's very difficult to find the balance where you really are generous, but without losing your personality. Because since you keep your personality, egoism still remains. So, and the film deals a little bit with this, at the level of actors and also at the level of characters. And maybe this is the most political, I mean, the real political actors aspect of the film, that it's linked, and it's the only way politics interests me, when it's linked with intimacy, the way we live in our intimacy and our relations to the others, especially the ones that are closer to us. So then, okay, politics is spread, or the thinking of politics is spread, but if it doesn't start with the changing mood of intimacy, for me, it's a little bit, you know, just too, it's about the state then, or it's about another aspect. But okay. Here, this was interesting. Thank you. Grazie. Vado? Sì. Certo. Ok, sì, in effetti può essere considerato una piccola provocazione, nel senso che in realtà io sono sempre stato influenzato fin da piccolo dai grandi miti, diciamo, per me, di quelli della super avanguardia dei primi del Novecento, da tutti gli grandi artisti degli anni 60, miti che mi hanno portato avanti, per cui tutto il resto per me è conservatore, borghese, noioso in realtà, quindi il titolo, diciamo, libertà, ecco, è proprio questo, per sottolineare questo paradosso, nel senso, se non fai questo non sei libero, che è esattamente in realtà quello che ho scoperto, una delle tante degli tanti screening, c'è stata una signora che alla fine ha fatto questa domanda, mi ha chiesto perché quel titolo, facendo vedere queste cose, perché lo considerava incompatibile. No, in realtà qua sta la provocazione, non nel fatto dell'utopia, nel fatto che l'utopia che tutti si abbandonino, che non ci sia un contraccambio, cioè tutti si abbandonino che siano generosi con se stessi, con le proprie personalità, diciamo, e che concedano agli altri, diciamo, e che che si crei, e quindi a livello anche, diciamo, politicamente, uno scambio collettivo, basta con l'individualismo, in questo mondo in cui tutti pensano a se stessi, al loro piccolo giardino, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è dell'utopia di darsi agli altri, e però c'è un prezzo naturalmente di questa generosità nel dare il proprio se stesso e la propria personalità, e si corre il rischio di una certa disumanizzazione. Qua sta appunto il paradosso, che rende proprio forse il film più freddo e dà questa atmosfera dark, perché è difficile trovare un equilibrio tra il dare la propria se stessi e mantenere il se stessi, anche perché finché si mantiene la propria personalità, diciamo, il proprio carattere, rimane un minimo di egoismo. Quindi, diciamo, il tutto però collegato con un senso di scambio di intimità nei rapporti con gli altri, perché altrimenti è solo mera politica.
Stato, governo, basta. Allora, grazie. Grazie mille, grazie Alberto. Grazie Davide, grazie Albert.